Gli studenti dell'Istituto Enrico Fermi hanno consegnato una medaglia in onore di Concetto Santoro. È una prosecuzione della riflessione sulla storia del Novecento che è stato fatto dalla Prefettura in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Provinciale, la Consulta Studentesca, Sostampa, anche quest'anno studenti protagonisti nel giorno della memoria. All'Istituto Enrico Fermi una cerimonia sobria ma nel rispetto delle restrizioni anti-Covid. Lei ha detto oggi voglio imparare da questi ragazzi, è così? Ho imparato tantissimo, intanto ad emozionarmi, a vedere le cose dal loro punto di vista e a rafforzare la fiducia nel futuro. Ci sono state anche delle testimonianze molto forti, molto importanti che hanno scosso le coscienze e dovranno farlo anche con le altre generazioni. E infatti mai più uccidere per gelosia, mi sa che è il motto della giornata di oggi. È stata una testimonianza forte quella del rabbino. Che può essere estesa a tutte i fenomeni di violenza e prevaricazione. Quanto di attualità c'è in questi loro messaggi? Direi tantissima, perché abbiamo la necessità di capire come difenderci dalle insidie che possono derivare dalle difficoltà del momento. Che lezione ha ricevuto oggi da questa manifestazione? La lezione di questa giornata è che emerge proprio quella della capacità di combattere un germe, il germe dell'odio, della violenza, della discriminazione che è attualmente purtroppo vivo e presente nella società contemporanea. E queste giornate sono quello strumento, soprattutto a partire dal mondo della scuola, che ci consente di combattere questo germe e combattere anche il germe dell'indifferenza che, come ha giustamente sottolineato Liliana Segre, è pericolosa non meno della violenza. Alla presenza del sindaco, i giovani Patrick Catania, Vlad Jonut hanno consegnato la medaglia d'onore ad Angelo Santoro, figlio del scomparso Concetto Santoro, militare della Marina Militare, appunto deportato in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale per essersi sottoposto al regime nazista. C'è stato anche spazio per gli originali elaborati degli alunni del Fermi e il ricordo da parte di alcuni dei protagonisti.